ragazzi, come promesso, secondo video dedicato ai giocatori scambio. Nel primo video, che vi linko qua in descrizione, vi ho spiegato cosa sono i giocatori scambio. In questo secondo video andiamo a analizzare effettivamente cosa ci conviene fare o meno nella raccolta dei giocatori scambio e quali SBC andare a sbloccare. Prima di tutto ciò però mi raccomando un bel follow al canale YouTube, così supportiamo questo progetto. Passiamo in game, così andiamo a vedere tutti insieme effettivamente cosa si può fare. Allora, come vi ho fatto vedere prima, le SBC dedicate ai giocatori scambio si trovano nelle sfide carazione rosa sotto la voce scambio. Abbiamo fatto prima la carrellata fino a Mark Overmars, possiamo già sbloccarlo fino al primo giro dei giocatori scambi. Se invece abbiamo pazienza, teniamo via i giocatori scambi e andiamo avanti nella raccolta dopo i 25 giorni da oggi, che ovviamente va a refreshare gli obiettivi nuovi, avremo la possibilità di andare poi a sbloccare dei pacchetti un po' più grossi. Quindi abbiamo il pacchetto icona media, Marcel Desailly con 11 token o 11 giocatori scambi da sacrificare, Del Piero con 12 giocatori scambi, poi il pacchetto incono dovrebbe essere 13, il pacchetto icona media o base, qui sono a caso completamente, quindi sono tutti pacchettini che vanno a caso, non sono delle icone che possono essere garantite, cioè nel senso sono icone garantite ma a caso, mi stavo uscendo una parolaccia, a caso o a muzzo come si dice. Zambrottino, 14 giocatori scambio da sacrificare per avere lui. Qui abbiamo i pacchetti con la medio prime, che è quello che più mi interessa, lo ammetto. Dovrebbe essere 15 giocatori scambi. Più qui abbiamo icona base medio prime completamente a caso, 16 giocatori scambi e rune 17. Cosa ci conviene fare? Allora, partiamo sempre da un presupposto, ragazzi. Se avete una squadra avanzata, quindi già avanti con difesa potenziata, attacco forte, rune non ha senso, troppi giocatori scambi, cioè vuol dire che ci vuole un mese per sbloccarlo minimo, perché 25 giorni da oggi più i nuovi giocatori scambi che devono uscire, mettiamoci qualche giorno in più, 30 giorni per avere rune, e sicuramente se avevamo una squadra avanzata ha già poco senso. Quindi se abbiamo quella pazienza qua, secondo me l'unica opzione valida è questa: pacchetti con la media o prime completamente a caso, ci affidiamo alla fortuna e speriamo di beccare un Eusebio prime, un Cruyff prime, quei giocatori che fanno effettivamente la differenza. Male che va, a me l'anno scorso ho citato Drogba, l'ho preso, l'ho buttato, però va bene, cosa devo farci, io ci ho tentato. L'altro giocatore leggermente interessante potrebbe essere Zambrotta. Anche qui però tra un mese, però un terzino, quindi sai, tra un mese va avanti, Zambrotta è comunque utilizzabile, è un giocatore che comunque ha mossa abilità 4 stelle, debole 5 stelle, è un buonissimo terzino, quindi se abbiamo pazienza e sblocchiamo 14 giocatori scambi, io ci penso, lo ammetto, sto pensandoci seriamente, perché è insomma un terzino davvero molto molto utile, utile soprattutto, quindi potrebbe essere una delle opzioni che potrei valutare. E ovviamente poi 14 ci avanzano dei token, vanno a sbloccare i pacchettini, quelli più piccoli da aprire. Poi per il resto sinceramente non vedo opzioni con tanti token valide. Desailly non è male, però bisogna fare un calcolo su Desailly. Attenzione al ruolo, è un CDC, non può giocare in centrocampo, quel passaggio fa schifo, quindi no, assolutamente bisogna avere un giocatore di CDC che vada a switchare in game con lui. Matheus ad esempio, Matheus è un DC, è in versione con la baby mi pare, è un DC che può switchare perfettamente con lui e quindi scambiarsi. Attenzione che Matheus è un po' lento, però vabbè. Giusto per farvi capire qual è l'idea di gioco, bisogna avere un DC che sia in grado di fare il mediano e switcharlo in game. Allora sì che Desailly ha senso, altrimenti evitate. Se invece avete una squadra, ho sbagliato a schiacciare, avete una squadra che ha bisogno di essere potenziata a breve, allora io vi direi che andare a raccogliere, secondo me, 9 giocatori scambio per Overmars non ha senso, quindi evitate. Pacchetto icona base a 8 o media a 8 scambi potrebbe essere interessante, perché ci si affida un po' alla fortuna, però base o media come pacchetto icona potremmo sculare in maniera abbastanza invereconda. Ovviamente attenzione alle percentuali, perché i giocatori davvero utili sono pochissimi, però ci sono, mettiamo che magari vi esce Pelé, vi esce Cruyff, vi esce Eusebio, vi esce R9, insomma
qualche opzione valida, c'è sicuramente. Magari come a me l'anno scorso, a me era uscito l'anno scorso Carlos Alberto, il terzino, quindi è stato molto molto utile, lo portò avanti per tanto tempo. Poi Rio Ferdinand, questa è la versione più marcia delle versioni che hanno messo sul mercato di Rio Ferdinand, perché è la medium, è buonissimo, è assolutamente buono, molto interessante, però sinceramente è un giocatore di cui secondo me c'è qualcosa sul mercato già di meglio rispetto a lui, quindi io vi direi di evitare di buttare via 7 token e piuttosto io farei così, ragazzi, la cosa, se non vogliamo buttare via i token, cioè nel senso non vogliamo raccogliere tanti token e vogliamo buttarci sulla fortuna, io farei veramente questa mossa. Sbloccherei 81-25 per, 82-25 per, 83-25 per, me li porto ai toti e durante i toti sparo i pacchetti. Tento la sculata in vereconda, tento i toti, che i toti ce li portiamo fino a fine anno e quindi non si sa mai. Penso di fare così, perché sono un po' indeciso, lo ammetto, ma mi sa che quest'anno la giro di qua come opzione. Quindi secondo, io vi consiglierei proprio questa in qualsiasi caso, sia che abbiate una formazione che ha bisogno di essere potenziata, ragazzi, tentiamo la sculata, tentiamola bene. Se no, altrimenti avere sinceramente tra un mese per sbloccare Zambrotta, che è un terzino, secondo me ha poco senso. Quindi il mio consiglio è, ragazzi, evitate di impazzire per andare a sbloccarvi Del Piero, Casillas, Rooney. No, lasciate perdere. Io farei così: sculata Mega Galattica, tentativo almeno per questi tre pacchetti, oppure tengo via i miei token. Arrivo fino al pacchetto Icona Media o Prime che sono 15 e quindi ho un po' più di pazienza, però ci arrivo e tento la fortuna sull'Icona Media o Prime. Io farei così. Poi, ovvio ragazzi, nei commenti fatemi sapere sempre che tipo di squadra avete, se avete bisogno in questo momento o meno, perché tutte le scelte vengono ovviamente, devono essere valutate a seconda del team che abbiamo. Da lì allora si può fare un ragionamento vero e proprio. Io sul mio team ovviamente devo tentare la sculata in vereconda, quindi Toti o Icona Media Prime. Il resto per me non ha senso. Quindi torniamo in regia. Come vi dicevo prima, ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, cosa avete in testa. Facciamo un ragionamento insieme, così magari mi dite che formazione avete. Da qui possiamo fare un ragionamento a 360 gradi per capire cosa fare con questi scambi. Il consiglio è sbloccateli tutti comunque, così almeno li abbiamo lì. Li facciamo e poi decidiamo con calma, tanto abbiamo tempo, abbiamo 50 rotti giorni per farli. Se volete qualcosa di alto, se invece volete tentare la sculata, ai toti c'è ancora tempo, quindi fino a fine gennaio, primi febbraio, tempo ne abbiamo per decidere. Con calma, non apriamo i pacchetti a caso in questo momento, perché tanto sul mercato, ora come ora, non c'è ancora qualcosa di ciccione come ai toti. Quindi per adesso, calma, non fatevi prendere la ludopatia, mi raccomando, calma e sangue freddo. Come sempre un bel follow al canale YouTube, un mi piace al video e niente, ci vediamo al prossimo filmato. Ciao a tutti!